Una prestazione insoddisfacente contro una squadra che è venuta qua senza pretendere nulla, messa là ad aspettare il nostro errore che puntualmente è arrivato. Fortunatamente non sono stati in grado di, 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 di sfruttare tutti gli errori che abbiamo fatto, però poi insistendo alla fine siamo riusciti a, a farli pareggiare e a vanificare il gol che avevamo trovato con grande affanno con Masini nel secondo tempo. Eh, ci, sono, ci sono pochissime indicazioni positive, quasi nulle, perché abbiamo affrontato due, due affrontato due squadre alla portata. E siamo usciti dalla Coppa Italia nel primo caso. E oggi non siamo riusciti a portare i tre punti a casa, nonostante fossimo in vantaggio di un gol, di un gol e giocavamo eh, in casa. Quindi eh, poi il modo in cui è arrivato il pareggio è, è sintomatico di una, di una situazione che. Dimostra molti, molti difetti, molte cose che non vanno. Quindi, non... Bisogna, bisogna rimboccarsi le maniche il prima possibile. Era importante fare i tre punti per il fatto che le prossime due partite saranno due trasferte: due trasferte difficilissime su due campi che storicamente per noi sono sempre difficili, come Gravina e San Severo. E quindi, adesso bisogna che ci andiamo a riprendere quello che abbiamo perso qua in casa. Ci sono state poche indicazioni, però è anche vero che nel primo tempo forse si è fatto molto fatica, soprattutto nella fase offensiva. Ma nel primo tempo ci poteva anche stare perché la prima partita, si sa, è sempre particolare, al di là del fatto che avevamo già giocato in Coppa Italia, però questa è una, è una squadra che è stata rinnovata quasi completamente. Abbiamo perso in questa settimana anche Gasparini che è dovuto rientrare per problemi personali in Argentina. Quindi eh, rinunciare a un calciatore come lui all'ultimo momento e rimpiazzarlo non è mai facile. Non è questo il motivo della, de, 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 dello scarso rendimento della squadra, assolutamente però è chiaro che in un primo tempo di una prima giornata ci si può aspettare un po' di difficoltà in più però mi aspettavo che la squadra nel secondo tempo uscisse in maniera diversa ero fiducioso in una reazione migliore eh, non c'è stata eravamo comunque riusciti caparbiamente con Masini a trovare il gol anche in maniera non proprio limpida su un'azione diciamo così un po' confusa però poi non siamo stati bravi a mantenere il risultato perché, in questi casi, anche centrare il risultato senza fare gioco è importante. Noi non ci siamo riusciti e questo è stato il demerito più grosso. Torno a ripetere contro una squadra che era ampiamente alla nostra portata e che era venuta qui soltanto ad aspettare un nostro errore che puntualmente è arrivato e loro l'hanno sfruttato come fanno tutte le squadre di questa, di questa categoria. Quindi eh, bisogna invertire marcia il più presto possibile perché il, il girone è fatto da squadre molto ma molto più forti e più attrezzate sia di noi che della frattese vista oggi e quindi sarà un campionato molto ma molto difficile. Mister, il eh, pareggio è arrivato nell'ultimo minuto grazie anche a, a questi ragazzi che veramente hanno dato l'anima fino alla fine. Eh, sicuramente la differenza è stata proprio questa qui, cioè che i ragazzi non hanno mollato fino alla fine e appunto è arrivato un pareggio che credo sia, sia meritato alla fine. Una squadra molto giovane, eh, abbiamo visto che nel primo tempo ha giocato bene, ha pressato moltissimo al centrocampo, forse un secondo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti, eh, aveva un pochino rallentato. Sì, effettivamente credo che nel, nella prima frazione di gioco abbiamo fatto qualcosina in più noi rispetto a loro. Abbiamo avuto anche tre occasioni da gol che forse potevano cambiare anche la, la partita. Però credo che poi nel secondo tempo, effettivamente, come dice lei, abbiamo avuto un pochettino un calo forse fisico e c'è anche da dire che la giovane età purtroppo molto spesso non ti permette di essere bravo nella gestione della partita, soprattutto quando c'è difficoltà. Dobbiamo migliorare sotto questo profilo sicuramente, con i giovani è così. Progetto ambizioso con tutti questi ragazzi, però pareggiare qui a Francavilla non era facile. Assolutamente, eravamo consapevoli che Francavilla è una squadra importantissima, siamo venuti con, con la massima umiltà, ho detto ai ragazzi prima della partita di essere innanzitutto determinati, ma soprattutto di rispettare una squadra che ha degli elementi all'interno veramente di grossa caratura. Quindi credo che proprio con i giovani c'è bisogno di operare con la massima umiltà e con l'applicazione e la determinazione.